La situazione meteo, ecco, invece di questi minuti e anche soprattutto delle prossime ore, la inquadriamo in diretta con Giovanni De Palma, che ringrazio e saluto per la sua disponibilità anche nel nostro TG. Buon pomeriggio, Giovanni. Buon pomeriggio Carmine, buon Allora, pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. cominciamo subito con quello che abbiamo appena sentito nel servizio dall'Aquila, dalla Sala della Protezione Civile. Si dice sì. Ci sarà questo cambiamento nel corso delle prossime ore, ma potrebbero non esserci precipitazioni nelle aree, ecco, quelle del centro Abruzzo, della Valle Peligna, dove è in corso questo incendio. Cosa risulta a te dalle previsioni di cui sei in possesso? Sì, diciamo che fortunatamente gli ultimi aggiornamenti della situazione meteo evidenziano la possibilità di temporali anche sulle zone montuose, quindi c'è anche questa possibilità da non sottovalutare, quindi speriamo che arriveranno i temporali così come appaiono probabili proprio con gli ultimi aggiornamenti, ma il peggioramento riguarderà e soprattutto la fascia adriatica della nostra regione. Vediamo subito le immagini dal satellite. Aria fresca è iniziato già a scendere sulle nostre regioni centrali. Dopo il caldo intenso favorito dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana, ora una perturbazione atlantica, masse d'aria più fresca stanno raggiungendo le nostre regioni, ma porteranno e favoriranno un aumento dell'instabilità anche sulle nostre regioni centrali. Si formeranno dei temporali dalle vicine Marche che scivoleranno poi verso l'Abruzzo e poi anche verso il Molise nel corso del pomeriggio, come ci dimostra questa mappa relativa alle precipitazioni previste nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Saranno probabilmente interessate anche le zone che sono colpite dagli incendi, quindi fortunatamente c'è questa possibilità, osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, ma c'è anche il rischio di temporali di moderata intensità sul versante adriatico. Questo è il quadro previsto per il pomeriggio e il tardo pomeriggio, cielo parzialmente nuvoloso, ma vedete dalle vicine Marche, poi dall'Alto Aquilano e dal Teramano, tenderanno a formarsi degli addensamenti, anche dei temporali che scivoleranno poi verso le restanti zone entro la serata. Saranno fenomeni a carattere sparso, ma occasionalmente non si escludono fenomeni intensi, temporali intensi, associati a forti raffiche di vento e anche occasionali grandinate, più probabili sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in estensione poi verso il vicino Molise. Venti dai quadranti settentrionali in rinforzo e temperature che subiranno una generale diminuzione entro la serata, nottata e poi nella giornata di domani. Il calo termico sarà evidente, vedete, questa è una mappa riferita alle anomalie previste, le anomalie di temperature previste nella giornata di domani, si passerà a valori lievemente al di sotto delle medie stagionali. Il caldo verrà spazzato via proprio dall'aria fresca in arrivo. Domani cosa accadrà? Tempo in miglioramento, ma con un clima decisamente più gradevole, temperature e tassi di umidità che si porteranno, diciamo, in linea con le medie stagionali. È tutto, Carmine, a te la linea. Grazie, grazie Giovanni. Insomma, hai fatto come al solito un quadro sintetico ma preciso della situazione. Ovviamente se ci saranno necessità, noi ci auguriamo di no, perché vorrà dire che insomma, non ci saranno problemi con situazioni estreme, ci dovremo in quel caso aggiornare anche nelle prossime edizioni.